Partiamo da un bilancio di quest'anno, Daniele. Quando arrivi sesto, insomma, il bilancio deve essere sufficiente, perché assolutamente non è stata una stagione disastrosa, però si poteva fare meglio, si voleva fare meglio, volevamo riportare la Roma in Champions League, avremmo voluto portarla anche in finale Europa League, però insomma penso che siano state fatte le cose nella maniera corretta e bisogna farle adesso soprattutto nella maniera corretta affinché la Roma salga un po' di livello. Mister, sei subentrato a Mourinho, quindi hai preso la squadra in corsa. Quanto è distante questa Roma che abbiamo visto in questi primi mesi di De Rossi da quella che è l'idea della Roma di De Rossi? Ma non è questione mia o di un altro allenatore, penso che quando un allenatore subentra e trova una squadra creata da altre persone, per forza di cose è un po' distante da quella della sua idea. Non ci sono due allenatori che hanno le stesse identiche idee, però quello che mi piace è che ho le stesse idee della società, anche se ci siamo confrontati riguardo a quello che dobbiamo iniziare adesso a fare, ho le stesse idee del direttore sportivo, le stesse idee. Abbiamo parlato anche ieri con Lina a lungo, abbiamo idee che coincidono, non sempre le idee tutte quante sono facili da portare a termine, però insomma abbiamo dei piani B, C, D, E, eccetera, eccetera. E io sono fiducioso, anche se poi dopo dobbiamo proprio ancora iniziare ad entrare nel merito di quello che sarà. Ieri sera eri particolarmente arrabbiato, Daniele, e che cosa ti porti dietro per il futuro anche della partita di ieri sera? La partita di ieri sera avevamo, in settimana l'avevamo preparata tanto dal punto di vista mentale, perché non bisogna fare retorica, no? Si sa che ci sono partite che ufficialmente non contano niente per quello che è la classifica, ma devi vedere come si comportano i giocatori in campo per rispettare la competizione, per rispettare i 2-3 mila tifosi che erano venuti a vederci, per rispettare quella che è la nostra professione. E io ho visto giocatori che hanno rispettato la partita, che l'atteggiamento è stato giusto, che per certi versi però può essere anche più preoccupante, perché non è che abbiamo snobbato l'incontro, abbiamo fatto una partita giusta, però un pochino al di sotto, con qualche similitudine con altre partite che non abbiamo fatto nella maniera migliore. Mister, avevi detto già, parlando della tua Roma, corsa, fame, ecco, come tratti caratteristici c'è qualcosa che puoi aggiungere? Magari capacità di segnare un po' di più? No, ma io sono quello che deve dargli gli strumenti per segnare. Io quando parlo dei... voi mi chiedete di quello che voglio dai calciatori, ma anche da me voglio tante cose in più, voglio dargli qualcosa in più, voglio metterli nelle condizioni migliori. E c'è stato un periodo in cui sembrava tutto quasi perfetto, c'erano dei problemi anche in quel momento che i risultati hanno un po' coperto. E quando finisci... Tanti anni fa ai miei esordi feci 2 gol nelle ultime 3-4 partite e un mio collega più anziano mi ha detto, esperto quasi alla fine della carriera, mi ha detto bravissimo, hai fatto bene. Meglio fare 3 gol nelle ultime 5 partite che farne 10 a settembre e poi non segnare più, perché la gente gli rimane impresso le ultime partite. Purtroppo anche a noi ci rimane questo sapore un po' agrodolce del finale di campionato, non per quanto riguarda ieri sera, che è una partita un po' particolare. Tra l'altro persa al 93esimo un gol di un giocatore che doveva essere espulso palesemente 2 minuti prima, e questa è una cosa che mi dispiace incredibilmente, però proprio il discorso di come abbiamo finito, siamo arrivati un po' con le pile scariche e dobbiamo far sì che questa squadra riesca ad arrivare in fondo in tutte le competizioni con, parliamo sempre dell'Atalanta, però adesso l'esempio è quello, per me lo è da tanti anni, e con quel tipo di atteggiamento sia fisico che mentale. C'era un po' la speranza che l'Atalanta arrivasse quinta nello spogliatoio ieri prima della gara con l'Empoli, cosa si diceva? No, io non avevo dubbi, ve l'ho detto anche in conferenza, che l'Atalanta avrebbe fatto i punti che doveva fare, perché sono più forti delle squadre che dovevano incontrare, perché li ho visti poche settimane fa e venivano, ed era poco prima della finale di Coppa Italia, e anche lì dovevano essere distratti, dovevano essere stanchi, eppure loro sono quella squadra lì, costruita così. E sanno che in campo devono andare per fare quella roba lì e la fanno bene. Poi dopo le partite si possono perdere, perché anche loro hanno fatto un punto tra Cagliari e Verona un mese fa, però avevo pochi dubbi in merito, però insomma hanno fatto il loro, non è che dovevamo aspettarci che ci regalassero qualcosa o che ci facessero la cortesia di lasciarci entrare, avremmo dovuto fare qualche punto prima, durante tutto l'anno ovviamente,
e ci riproveremo quest'altro anno. Cosa vi siete detti ieri con i Corinthians, visto che ha detto vi siete sentiti? No, abbiamo detto, abbiamo parlato di cose, delle nostre opinioni private ovviamente, che rimangono tali, e riguardo a quello che dobbiamo da oggi, visto che la stagione è finita, anche se manca un'amichevole ancora, ricominciare a pianificare materialmente. Grazie. Sul budget di mercato. Beh, adesso queste sono cose che ne parleremo io alla società, queste non so cose che si dicono pubblicamente, no, vediamo quello che esce fuori, anche vediamo. Grazie. Sono cose che si gestiscono, diciamo, tra le mura dei Trigori. Ma è un progetto triennale? Tanti giocatori a scadenza, grazie, mister. Grazie.